Amore, ma che hai? Non hai mangiato niente? Carmine, devo parlarti. Io e te siamo insieme da un po' e sta diventando una cosa seria. E non è una cosa bella? Tu sei bello. Sei onesto, sincero, premuroso, mi tratti come una regina. Però ecco, io comincio a pensare che vita potrai mai offrirmi. Io ti farò felice. Felice. Senti Carmine, io tra una settimana mi laureo. Diventerò una dottoressa. Come posso essere felice accanto a un... Accanto a un? A un operaio, Carmine. Le differenze tra noi diventeranno insopportabili. Io comincerò a frequentare certi ambienti che ti metteranno sicuramente in imbarazzo. Circoli esclusivi dove si può entrare solo con abiti firmati e non con queste magliettine scolorite che mettete tu e i tuoi amici sfigati. Carmine, io voglio andare in vacanza a Parigi, a Charme, ai Caraibi. Voglio girare in una macchina come si deve e non su quel vecchio motorino. E voglio mangiare in posti raffinati. È la terza volta che mi porti in questa trattoria. Io voglio il meglio dalla vita e tu, amore mio, non me lo puoi dare. Forse è meglio finirla qua. Come vuoi, finiamola qua. Però lasciami dire due cose. È vero, da una settimana lavoro all'azienda di tessuti e ne sono orgoglioso. È l'azienda di famiglia. Tra una settimana io siederò nel consiglio d'amministrazione dopo questo apprendistato. Circoli esclusivi. Papà è presidente del Rotary Club, ma francamente a me piacciono le cose semplici. Un po' come le mie magliette scolorite o girare con i miei amici sfigati di sempre. Tu l'hai conosciuto Paolo, no? Ovviamente non puoi sapere che il padre è sottosegretario alla salute. Tornava utile alla dottoressa in cerca di raccomandazioni. A proposito, ma tu lo sai che abbiamo un albergo a Parigi e un resort proprio a Sharm el Sheikh? E poi, ma non è così bello girare con il vecchio motorino del liceo? Tanto, se piove, io la mia macchinetta ce l'ho. E infine, questa trattoria è la tana del coniglio ischitano, dove non ci saranno i camerieri noiosi che ti fanno gli inchini, ma si mangia la carne più buona del pianeta. Perché mi hai tenuto nascosto tutte queste cose? Ma come perché? Perché io dovevo capire se tu eri una ragazza speciale o una stronza qualunque. E indovina un po' com'è andato il test? Non si preoccupi per il conto, dottoressa. Lo paga l'operaio. Come sempre.